Noi stamattina esercitiamo il diritto alla disconnessione. Da mesi stiamo organizzando una rete che ci consenta di utilizzare spazi pubblici e privati in alternativa alla DAD. La DAD può essere uno strumento che consente per poco tempo e in maniera integrata una didattica, ma c'è bisogno comunque di una didattica in presenza per questi bambini, soprattutto per i bambini della primaria che scontano molto di più e soffrono questa distanza nella didattica. Tra l'altro noi scontiamo anche l'anomalia campana che ha allontanato i nostri bambini per più tempo da una scuola in presenza. Quindi stiamo cercando con una rete di organizzazioni, di genitori, di movimenti, di poter utilizzare spazi pubblici e privati per garantire la presenza ai nostri bambini. Oggi siamo qui allo zoo perché abbiamo scelto di utilizzare uno spazio che consenta anche di sfruttare quello che è il programma didattico dei nostri bambini. La maggior parte dei bambini oggi presenti appartiene a terze elementari, che stanno studiando proprio i rettili, gli uccelli, gli animali in generale, e quindi siamo qui per dare a loro la possibilità di toccare con mano, quindi con una presenza, anche questa didattica. Saranno assistiti da una guida che li aiuterà a conoscere tutti gli spazi che lo zoo riserva a loro, e soprattutto ci sarà un'attenzione maggiore ai rettili e agli uccelli, che sono parte integrante del programma che la scuola sta insegnando a questi bambini in questo periodo. E questa è la seconda giornata di disconnessione promossa dal gruppo Usciamo dagli Schermi. È una settimana all'insegna della protesta, sicuramente, ma è una settimana che ci serve anche per dare ai nostri figli e a chi voglia fare attività di auto-organizzazione dal basso la possibilità di avere un'alternativa alla DAD, che in Campania ormai è, a parte qualche breve riapertura, è l'unica forma didattica disponibile per i nostri figli da un anno. Abbiamo comunicato alle insegnanti che i bambini si disconnetteranno come atto di protesta, alcuni, altri invece l'hanno comunicato semplicemente perché non ritengono più opportuno che i propri figli debbano fare didattica a distanza in modo continuativo e per tutta la settimana. Quindi c'è sicuramente una protesta politica, ma la cosa significativa è anche che molti non sono venuti per la protesta stessa, sono venuti proprio per un'insostenibilità della possibilità di continuare a stare di fronte allo schermo ogni giorno per più ore al giorno. Ormai da un anno, lo ripetiamo, è solo in Campania.